È dedicata a Benedetto Marcello, compositore veneziano vissuto tra il 1686 e il 1739. Per quale ragione abbiamo scelto di registrare in questo album due salmi tratti dall'estro poetico armonico, una raccolta di 50 salmi ispirati a quelli famosi del re Davide? Eravamo curiosi di comprendere meglio i motivi che hanno spinto Marcello a musicare questi testi. Partiamo dal Salmo 21, presente in questa registrazione. Verso la metà della composizione troviamo inserito un brano con il titolo Intonazione degli ebrei tedeschi sopra l'orazione Shofet Kol Haaretz. Qui abbiamo la prima sorpresa. Che significato ha questa introduzione? Perché inserire un brano in ebraico? La seconda sorpresa è la scrittura della musica. Da destra a sinistra, contrariamente a quel che normalmente accade. Solo persone esperte della lingua ebraica avrebbero potuto comprendere il testo e unire correttamente le sillabe del testo alle note musicali. Inoltre, il testo non è riportato completamente. Quindi, colui che lo cantava avrebbe dovuto conoscerlo autonomamente. Ci chiediamo. Marcello, nobile veneziano e cattolico, aveva una conoscenza specifica dell'ebraico? A chi faceva eseguire questi canti? Qual è poi il significato di questa ardita operazione? Nell'introduzione all'opera, Marcello dichiara che la musica del mondo cristiano è apertamente legata al mondo ebraico. Ma l'interesse di Marcello sembra andare ben oltre questa affermazione. Pensiamo ora al panorama musicale contemporaneo a Marcello. A Venezia, il musicista a noi più noto, Antonio Vivaldi, violinista geniale che già ai suoi tempi affascinava un pubblico sempre più amante di virtuosismi ed esibizioni estrose ed eccentriche. Marcello si distanzia da tutte queste manifestazioni che a suo parere sviliscono la nobiltà della musica. Il titolo della sua opera perciò è significativo, l'estro poetico armonico, e mette l'accento sulla parola poetico per dare valore alla parola e alla melodia lineare ed immediata che l'accompagna. E questa attenzione alla parola avvicina Marcello alla tradizione ebraica da sempre legata al verbo. Ricordiamo che a Venezia ci sono 5 sinagoghe e Venezia è stata la città dove è stato istituito il primo ghetto della storia nel 1516, con il dichiarato tentativo di tenere lontani gli ebrei dalla società cristiana. Ma le mura del ghetto non hanno impedito il circolare di idee, cultura, scambi, visite. Così la nobiltà veneziana entra fisicamente nel ghetto e invita nei suoi palazzi personalità del mondo ebraico. In questo modo anche Benedetto Marcello può conoscere le tradizioni musicali ebraiche e sceglie alcuni canti che inserirà nelle composizioni dei suoi salmi. Molte indagini musicologiche sono state realizzate sulle intonazioni, ma ci sembra che risposte chiare ed esaurienti non ci siano. Anche noi avanziamo conclusioni basate sulle suggestioni ed emozioni che emanano dal testo musicale. Nella presentazione che trovate allegata a questa produzione si possono leggere le linee guida che ci hanno condotto in questa indagine.